Dunque ben ritrovati qui dal Pala Ferraro, dunque diretta Sportcom del match tra Pirossigeno Cosenza e Masca Lucia, quindicesimo turno del campionato di Serie B. Dunque per il dovere di ospitalità con Salvo Tornatore del Masca Lucia, un Masca Lucia che arriva a Cosenza con tanti giovani, ma comunque con intanto l'obiettivo di mettere in difficoltà la capolista. Questo sempre, diciamo, la politica dei giovani è una politica che ci portiamo dietro da tanto tempo ormai. Diciamo che Masca Lucia questa politica l'ha recepita nella persona del presidente, del patron Nicola Caruso, subito, e quindi noi valorizziamo tanti giovani. Stiamo facendo benissimo con la nostra Under, siamo proprio solo dietro due punti della meta Catania. E siamo venuti a Cosenza sì con il desiderio di fare magari qualche sorpresina a questa, direi di chiamarla non capolista ma super capolista, perché diciamo che fino in questo momento ha dato un'impronta ben precisa a questo campionato di Serie B 2019-2020. Sì, una squadra che anche vedendole distinta ha un'età media molto giovane, tra poco vedremo grafiche e tutto. Un Masca Lucia che poi gioco forza pensa anche al derby che ci sarà prossimamente. No, ti devo rettificare, il derby già c'è stato e lo abbiamo anche vinto due sabati addietro. Sì, ripetendo la distinta, ti ripeto, abbiamo il calciatore più grande è un 94, abbiamo tantissimi 99 che mi porto dietro dai tempi della Cireale, con addirittura nel proprio bagaglio scudetti giovanissimi e scudetti allievi. Un in bocca al lupo al Masca Lucia, sappiamo anche che è stato un po' un viaggio avventuroso per arrivare qui a Cosenza. Diciamo che il viaggio è stato semplice, è stato avventuroso perché abbiamo avuto qualche problemino con una ruota che abbiamo bucato, ma adesso grazie alle buone amicizie che uno si ritrova ovunque va è stato risolto, quindi adesso ci godiamo lo spettacolo di questa bellissima partita e naturalmente che vinga il migliore, il mio cuore tifa Masca Lucia. Perfetto, grazie Tornatore, andiamo a Eugenio Marasco. Solitamente non ci dice il pronostico della gara, non ci dirà neanche il pronostico di Sanremo, ma sicuramente dobbiamo parlare di questo match, dell'anteprima di questo match. Intanto, come ha visto la squadra? Ma intanto mi preme fare una battuta, siamo salvi, sì. Intanto penso che la salvezza è stata raggiunta. No vabbè, a parte gli scherzi, è una gara difficile più mentalmente che probabilmente in campo, perché capisci bene, è un testacoda, se così si può dire, e quindi bisognerebbe mantenere la concentrazione alta. Vediamo se i ragazzi continuano a mantenere la linea avuta fino ad oggi. Ecco, sappiamo che poi il calcio a 5 non è tanto propenso ai turnover anche per sua natura, però il match di martedì incombe ed effettivamente forse qualche giocatore potrebbe fare qualche, diciamo, conto al risparmio. Guarda, se conosco bene la rosa, come conosco il mister, non sono ragazzi abituati a questi pensieri, giochiamo di gara in gara, anche la finalezza è un obiettivo nostro, quindi perché no, magari vediamo l'andamento della gara e poi ci regoleremo magari in corso d'opera. Di sicuro l'unica certezza è che anche oggi vogliamo portare a casa i tre punti. A questo punto, dopo la battuta iniziale, voglio dire, per arrivare prima possibile a quel traguardo che ormai penso è alla nostra portata, insomma. Voglio essere un finto modesto, ma penso che da qui a breve, insomma, prima raggiungiamo l'obiettivo che nel corso della stagione si è venuto a creare, prima ci divertiamo tutti, insomma, e saremo con sorrisi in bocca. Un mese di febbraio dunque che potrebbe essere decisivo tra l'accesso alla finale 8 e quella vittoria del campionato, che facendo anche due conti potrebbe arrivare già in questo mese. Sì, la finalette martedì, ospitiamo gli amici del Pronissa, per noi è un obiettivo dichiarato, nel senso ci siamo, vogliamo provare ad andare alla finalette. Per il campionato febbraio è un mese in cui abbiamo tre incontri, se non mi sbaglio, potrebbe essere il mese decisivo se le cose vanno come devono andare e continuiamo su questo trend. Wow, lo speriamo, ormai ci siamo fatti la bocca a questo primato, aspettiamo solo questo il momento di festeggiare, vogliamo festeggiare, sì. Perfetto, grazie Eugenio, noi andiamo in... Ah, ci dovremmo essere.
E ci siamo, infatti. Dunque, buon divertimento. Match che inizia. Primi palloni che vengono toccati da un Masca Lucia con un'età media molto giovane. Zafra che tocca il suo primo pallone. L'ast per Chiappetta. Zafra, gol! Realizza il numero 10. Dopo 10 secondi. Cosenza 1, Masca Lucia 0. Poi Zafra indica qualcuno qui in verticale su Marchio. Marchio su Salerno. Può andare alla conclusione. 2-0 del numero 9. Il 2-0 prende gli applausi meritati del pubblico. È un premio comunque, anche perché Etta che subito va in verticale su Piromallo. Piromallo che tiene palla. Piromallo che va sulla corrente. Pagliuso, il 3-0 del numero 11. E qui grande merito a Piromallo che serve questo assist a Pagliuso. E dopo 9 minuti praticamente la gara è sul 3-0. Battuta, sì. Marca Salerno che va al tiro e realizza il 4-0, il numero 9 del Cosenza. Chiappetta su Marchio che prova, salta il suo diretto avversario. Gran gol di Marchio del numero 23 che realizza il 5-0. Salta il diretto marcatore e poi infila Paolozzo. Chiappetta, gol! Gol del numero 7. Gol del numero 7, direttamente, quasi da casa sua, quasi. Ah, classico gol che il portiere non vede arrivare. Dunque, il numero 25 che potrebbe segnare il suo primo gol in questo torneo. E beh, Savuto, il tiro e il gol, 8-0. Panchina che esulta, tutta la panchina sommerge Savuto, effettivamente. Russo, il lancio, intanto il pallonetto, il salvataggio sulla linea di Paolozzo, ma è gol. È gol. Qua 8-1 per la Pira Ossigeno Cosenza, un match che è praticamente già segnato nella prima frazione di gioco. Sì, ci suggeriscono, ecco, perché poi noi facciamo le nostre telecronache, abbiamo anche un sacco di suggeritori in staff Pira Ossigeno, come Rocco, come Eugenio e quant'altro. Dunque Martini, sicuramente gara che dal punto di vista tecnico è stata quella che è stata, 8-1, risultato evidente. Con Marasco stavamo parlando un po' della data, dei festeggiamenti e quant'altro. Lamezia e Paolino stavano vincendo, ma quello che notiamo, poi l'abbiamo visto anche sul gol del 8-0 provvisorio di Savuto, è che c'è un grande gruppo, c'è un gruppo coeso, e questo poi alla fine fa vincere anche i campionati. Assolutamente, c'è un gruppo unito che lavora ogni giorno con un unico obiettivo, cioè quello di arrivare al fatidico giorno per festeggiare. Ma per il momento ci facciamo tutti gli scongiuri, ancora è presto. Ecco Martini, ecco, per le curiosità, Martini nonostante abbia giocato un tempo è sudatissimo, quindi a dimostrazione che c'è stato un grandissimo impegno oppure una grandissima sudorazione del numero 5. Questo dipende. Eh sì, sì, assolutamente. Sono sudato soprattutto perché rientro dopo un po' di tempo, dopo una lunga pausa, e quindi riassaporare il campo è stata una grande emozione. In tutti i punti di vista. Sì, lasciamo fare la doccia a Martini. Grazie. Se arriva il signor Zafra, grazie. Noi a Zafra ovviamente non chiederemo mai di dirci una frase in cosentino, anche perché poi dureremmo nella trasmissione 3 o 4 giorni. Zafra che ha segnato un gol dopo 10 secondi, ecco, poi la dimostrazione di essere in gara passa anche da queste piccole cose. Si parlava di un incontro facile, lo è stato. Si parlava di un Cosenza forse demotivato, non lo è stato. Era importante iniziare forte perché ogni partita è un mondo, quindi noi dobbiamo pensare che è rispettare a tutte le squadre e iniziare forte all'inizio. Dopo è stata una partita un po' più facile, hanno giocato tutte le squadre, è quello che vogliamo fare. Ecco, gara facile oggi, gara forse non facile martedì, l'impegno di Coppa per accedere alle finalette, ecco, un Cosenza che potrebbe essere pronto anche a vivere delle emozioni anche extra campionato. La partita di martedì sarà una partita dura,
come questa che è stato un campionato. Sarà una partita, una finale di per noi, è una finale. Se vinciamo andiamo avanti in questa finale che è spettacolare da giocare. Io l'ho visto da fuori, mai ho giocato. E c'è una voglia io e tante la squadra come fare bene. Ecco, ringraziamo Zafra e a proposito di Cosenza e dintorni suggeriamo al buon Zafra di fare conoscere i prodotti tipici calabresi e nei weekend potete portarlo anche nelle, diciamo, nelle zone tipiche. Non facciamo ovviamente sponsorizzazione o quant'altro. Grazie Zafra.